Sono questioni controverse. Io credo che sia anche corretto che la magistratura se ne occupi. Quello che preoccupa è che forse per la situazione di cui stiamo parlando, non abbiamo tenuto il passo in termini legislativi, però come sempre ci vuole rispetto per il lavoro della magistratura, che sono certo che saprà inquadrare la situazione per quella che è la realtà dei fatti, e poi vedremo se anche il Parlamento riterrà quel punto opportuno di dire la propria. In ogni caso penso, per tornare anche al discorso di prima, che laddove c'è un vuoto di politica, poi i cittadini si muovono, si determinano anche dei fatti, come dicevo, controversi, che molti si sentono giudicare e che francamente io invece ritengo molto difficile giudicare, e credo che il lavoro della magistratura sia delicato e anche difficile. Una giornata come questa, nella settimana in cui un ragazzo italiano è morto in Siria a fianco al popolo curdo, come commenta? Sì, anche io non ho potuto fare a meno di accostare questo evento, che magari per molti rimane poco comprensibile, con il nostro lavoro di amicizia con il popolo curdo, e pensare come tutta l'energia, la voglia di libertà di chi si dichiarava anarchico, se fossero tradotte in buona politica, quanto potrebbero dare non solo al popolo curdo ma anche alla popolazione italiana. Nel rapporto Italia-popolo curdo possiamo ritrovare anche le nostre radici, la nostra storia, il senso oggi di questa globalizzazione, dei nuovi poteri regionali, parlando con qualcuno che ha un volto amichevole, che ha una storia millenaria, una cultura profonda, e che quindi per tutti questi motivi riusciamo a sentire più vicini a noi in un'epoca dove la paura invece predomina.